avete creato questo evento che negli anni è diventato ormai un sogno per gli appassionati di golf che sono anche i vostri clienti. Sì, vabbè, questo è grazie al fatto che la banca ci ha messo a disposizione determinate tappe, quindi anche circuiti, anche location, perché poi al di là di tutto questa è una cosa importante, per cui poi si è creato giustamente tra tutti i clienti, gli amici dei clienti, gli aspiranti tali, per cui si rimanda da una tappa all'altra fino ad arrivare poi alla tappa conclusiva, che è quella di Cherasco, che sarà il 16 ottobre, dove bisogna esserci per vedere cosa succede con la tappa cosiddetta del tartufo, quindi del tartufo d'alba. È incredibile. Noi abbiamo bisogno che qui la gente si diverta e quindi già... Le bandiere cattive magari. Bravo! Già quelli che noi che giochiamo a golf il sabato e la domenica siamo lì sempre a lottare con questa virgola. Quindi quando c'è un'invitation bisognerebbe in teoria facilitare un po'. Però dai, va bene così, questo è un campo bellissimo, abbiamo fatto anche delle location molto belle, partiamo sempre, siamo partiti da Gardagolf, siamo stati a Prato, alle Pavoniere, sono tutti campi molto belli. Appuntamento quindi per tutti i vostri clienti appassionati, per l'ultima coccola, bravissimo, per il 16 di ottobre a Cherasco e poi per l'anno prossimo il solito circuito che spero venga rifatto, però con i clienti che abbiamo, che continuano ad arrivare, e gli amici, i prospect che arrivano, penso che sicuramente sarà un'iniziativa che ripeteremo, grazie anche a tutti gli sponsor che abbiamo. Credo che la condizione più bella sia quella di abbinare il lavoro a una grande passione come il golf, e Banca Generali in questo è maestra, perché ogni anno dispenso un circuito ricco di coccole che ogni golfista cliente non può ignorare, anzi. Beh, assolutamente sì, a mia volta ho avuto un maestro che è Bruno Manera, che ben conosci, e chiaramente lo spirito col quale facciamo questo è la gioia dei clienti nel poter giocare in campi dove diversamente magari non avrebbero la stessa facilità di accesso. La facilità di averne 130, 140, certe volte 160 in campo, che vuol dire che forse in 10 anni che ti sei sforzato, hai cercato di portare questo invitation al livello che oggi altri dicono essere al top level in Italia per quanto riguarda un invitational, vuol dire che anche noi siamo contenti, e la felicità nostra è che se il cliente è soddisfatto comunica a un amico: guarda che in Banca Generali non sanno solo organizzare gare di golf ma fare anche altro, per cui un cliente tira l'altro come una ciliegia tira l'altra. Bene, i numeri per quanto riguarda gli investimenti siete a livello massimo, e quindi questo testimonia l'ottimo lavoro che fate nella vostra professione quotidiana, ma al tempo stesso come sapete organizzare gli eventi a livello golfistico, perché sono anche tante le aziende che vi affiancano volentieri e sono tutti nomi di prestigio che vi seguono in questa invitation. Mai come quest'anno abbiamo avuto sponsor che hanno richiesto di entrare nel nostro circuito. Chiaramente la crescita nelle masse della raccolta non è ovviamente indotta solo dal golf, il golf contribuisce per una parte, ancorché è importante, ma chiaramente da Gian Maria Mossa, amministratore delegato, ai vice direttori generali e quant'altro, e al fatto che abbiamo questo nome Generali dopo banca, evidentemente in Italia ha ancora un appeal per chi oggi è in reti magari con qualche difficoltà e manageriale e di performance, per cui riusciamo anche lì con facilità a raccogliere masse.